No, ragazzi! Ha saltato l'avversario! Mamma mia! No, ragazzi! Mamma mia! CreeCreeJTV, the magical world of Christian. Signori, oggi facciamo una draft dedicata alla finale di Champions League Manchester City vs Inter. Cree, scegli il modulo e poi spieghiamo le regole. Questo. Il 5-2-1-2. Christian ha anche un messaggio importante per voi. Parlaci del tuo nuovo canale. Ho aperto un canale di Minecraft. Andate ad iscrivervi se vi piace Minecraft. Ed ora ritorniamo su FIFA. Le regole sono queste. Ogni giocatore del Manchester City che troviamo vale come un gol per il Man City. Ogni giocatore dell'Inter ovviamente vale un gol per l'Inter. Vediamo alla fine chi vincerà la coppa dalle grandi orecchie nella nostra Foot Draft FIFA 23. Primo pacchetto, abbiamo due grandi carte, Ronaldo e Messi. Cosa scegli, Cree? Ronaldo. Però ho una domanda. Se esce tipo il Manchester City, lo devo prendere per forza? Esatto, sì, devi prenderlo per forza. E anche se esce l'Inter. Perché dobbiamo fare una squadra ibrida Manchester City-Inter. Siamo su Draft Online. Scrivete un commento divertente se volete essere salutati nel prossimo video. Del Manchester City non abbiamo nessuno, dell'Inter non abbiamo nessuno, la partita continua a rimanere sullo 0-0, chi scegli? Tagliafico. Nuovo pacchetto, ecco, guarda che abbiamo! No. Segna l'Inter con Darmian, 1-0 per l'Inter, che si avvicina, posso già sognare. Posso prendere Maldini? No, devi scegliere, non lo so, che regole possiamo fare? Vuoi cambiare le regole? Rigore sbagliato. Cosa rigore sbagliato? Darmian ha sbagliato il rigore. E quindi? E non lo posso prendere. E perché? Ma tanto hai detto che non vuoi giocare la partita, la giocherò io. Sì. Dai, facciamo, seguiamo le regole, tanto non hai detto... Aspetta, però Maldini dove ha giocato? Giocato nel Milan? Nel Milan, proprio non c'entra niente con l'Inter. Devi prendere Darmian, perché la regola è questa. Tanto la partita la farò io, sarò io poi che dovrò fare il lavoro sporco. Nuovo sì, pacchetto. Ma con Maldini saresti stato più forte. Lo so, però abbiamo fatto una draft così. Siamo 1-0 per l'Inter. Ha scelto Vinic, grande, che dà una mano a Darmian. Cioè, se io prendevo Maldini, cioè, avevi due icone in panchina. Lo so, però purtroppo questa è una draft che ha questo regolamento. Guarda, c'è Koulibaly, potrebbe dare una mano a Maldini e a quell'altro dell'Inter, come si chiama? Darmian. Ma perché hai preso quello? No, non l'ho ancora preso. Ah, chi prendi? Qual è quello che fa meglio intesa? È Romero. E prendi Romero allora. Adesso andiamo sull'AD, terzino destro. Adam. Non c'è nessuno del Manchester City, c'è James che... Ah, però non hai preso Koulibaly, se no faceva intesa perché giocavano entrambi nel Chelsea. Vabbè, però c'è Romero che gioca nel Tottenham. Ok, quindi prendi James. Perfetto, andiamo col centrocampista centrale. Oh, Manchester City segna Bruin e pareggia il Manchester. Siamo di nuovo sull'1-1. Questa finale di Champions è veramente emozionante. Prendo Zucchi. Prende Zucchi. E chi è sto Zucchi? Andiamo col COC, centrale offensivo, centrocampista. Nessun gol da parte del Manchester, nessun gol da parte dell'Inter. Chi scegli, Cri? Fabio Carvalho. Fabio Carvalho! Andiamo con l'attaccante. No, non fare quella tecnica, non mi piace. A me piace. Prendo Ledesma. Prende Ledesma. Praticamente lui lascia sempre due buchi liberi tra i titolari e va a scegliere panchinari, riserve. Non so perché, dice che escono dei giocatori migliori, ma a me non sembra. Oh, guarda che in una draft ho lasciato la T e anche la TT e mi è uscito Puskas, come si chiama lì? Zambro? No, e vabbè, Cruyff, Ronaldo, Pelé, mi erano usciti di tutti, quindi io ci credo. Vabbè, forse ha ragione anche lui. Io vedo che stai puntando a Griezmann. Tanto sì. È una T, non ce l'hai, prendi quello che vuoi. Ok, andiamo col nuovo giro di carte. Nessun gol delle nostre squadre. Però c'è Dybala che è una T, non ti serve il terzino. Hai già preso Dybala? Sì. Io avrei preso il terzino.
Ah no, non ti serviva neanche il terzino, perché non hai dei terzini effettivi, hai degli ASA, degli ADA. Nuovo giro di carte. Questo cos'è? Manchester? No. Tavernier? No, sembrava, però è il logo del Manchester. Rangers. È Rangers. Prendo Salah. Ottima scelta, attaccante, mettilo, mettilo. Non... non posso dopo. Ah, lo mette dopo. Però potrei far così. Qua farebbe più 8. Chi? Se lo metto qua al posto di... Ma questo. Chi? Salah. E lo metti dopo. Dai, andiamo avanti. Però... se lo metto al posto di Ronaldo farebbe più 5. Però no, al posto di lì, del vuoto, farebbe più 8. E beh, lo mettiamo dopo, dai, lo mettiamo dopo. Allora, guarda, Manchester City, Castagne, no, sembrava, perché sembrava il cerchio azzurro, sembrava, ricordavo il Manchester City, quindi un gol mancato, l'avevo vista dentro, ma invece nulla di fatto. Chi scegli? Prendi le castagne? No, prendo Bizot. Bizot. È l'unico che posso, che mi potrebbe servire. Sì, è vero, in effetti. Completiamo le riserve con questo giro. Dumfries! Segna Dumfries! Devi prendere Dumfries perché ha fatto un gol così inaspettato. Dumfries, 2 l'Inter, 1 Manchester City. L'Inter torna a sognare la Coppa dei Campioni. Oh, nessuno del Manchester City. Chi scegli? Son. Ce l'hai l'As? No. Non ce l'hai. Ho l'Asa. Prendo... Müller. Ma ne ho uno già buono là. Ah, ok. Questo? Lopez, il portiere. Ne ho già 4. Hai 4 portieri? Eh sì, ne ho 2 in panchina, uno in riserva e uno titolare. No, no, lascia stare. E che facciamo? Una squadra di portieri. Vabbè, chi hai scelto alla fine? Vediamo Lopez. Un attimo. Joao Felix, che potrebbe non servirti perché è un at, però mi interessava farlo notare. Nkunku, anche buona carta, è il migliore di tutti. Sempre 2-1 per l'Inter. E niente di fatto, non troviamo giocatori delle nostre squadre in finale. Andiamo avanti, scegli chi vuoi. Pellegrini, COC, nuovo giro di carte. Nulla di fatto, il migliore è Tella, prendi quello, lo metti in panchina, ti alza un po' la valutazione della squadra generale, anche se non lo userai. Nuovo giro, niente di fatto, le squadre rimangono sul 2-1. In vantaggio l'Inter per 2-1 sul Manchester City. Ci stiamo avvicinando al finale di questa partita Foot Draft. Non vedo giocatori del Manchester City, nessuno riesce a segnare. Prendo Kolasinac. E adesso passiamo al portiere. Esatto, passiamo al portiere. Chi è il portiere del Manchester City? Noi non lo sappiamo. Se voi lo sapete, scrivetelo nel commento. Cioè, io non me lo ricordo. José Sa. Un altro portiere, questa è la squadra dei portieri. Allora, ultima apertura di pacchetto. Questo è molto importante, aspetta, creiamo un po' di suspense, perché se esce un giocatore del Manchester City, andiamo ai rigori. In caso contrario, vince la Coppa dei Campioni l'Inter. Apri. Dun, 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 dun. L'Inter è campione d'Europa. Aspetta. Crouch dove ha giocato? Crouch non lo so dove ha giocato. Ok, allora ha vinto. Perché? Magari poteva aver giocato nel Manchester City, visto che non gioca più. Vado a vedere su internet. Crouch. Chiedo a Google. Crouch ha giocato nel Manchester City? Peter Crouch, ex giocatore inglese, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, però non dice che ha giocato. Prova a guardare l'immagine, magari c'è una sua immagine con una maglia del Manchester City. Stiamo laggando. Ah no, no, sembra di no. No, non ha giocato nel Manchester City. Peter Crouch, anche se non ha giocato nel Manchester City, perché io poi ci vado a mettere Salah. Ci metti Salah e quanto fai d'intesa? 25. Solo 25? Perché abbiamo il giocatore dell'Inter in difesa che ha 0 di intesa. Però io vedo sempre Salah giocare sulla destra. Faccio così. Posso toglierlo, Darmian? Sì. Ok. Vediamo se ho qualcuno. No, non ho nessuno. Però Crouch, voglio vedere se è al posto di Pelé. Ronaldo, più uno. Però Ronaldo, 97, non lo metti. No, lo metto in panchina, da più uno d'intesa. Dovrei togliere l'Asa. Io sono l'Ada. Non ce l'hai un centrocampista migliore di questo qua? Anche quello, vero? No. Non hai un centrocampista. Questa è la squadra finale. Adesso andiamo a prendere anche l'allenatore, che deve essere o argentino o che gioca in Italia o italiano. Deve essere o francese o argentino o italiano
Che allena in Francia, in Sud America, argentino. Eccolo qua. E troviamo l'allenatore argentino come era richiesto da Cri. Buona fortuna con la tua partita. Giocherò io questa partita di draft online. Tu Cri mi guardi o te ne vai? Io me ne vado, così vedrò il video e avrò la suspense. Anche se per me perderai, infatti secondo me perderai 5-2. Esagerato, lo vedrai nel video. Cri deve andare via perché ha la cena di fine anno coi compagni di classe. Ciao! A presto, ciao Cri! Ed eccoci qua con l'arduo compito di affrontare questa partita di calcio. Questa è la mia squadra, si scende in campo per il calcio d'inizio. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Affronterò questa squadra che sembra veramente, veramente forte. Gullit, Eusebio e Ronaldinho, tutti insieme contro di me. Quindi preparatevi perché ho la sensazione che ci divertiremo. La miglior visuale per giocare da veri pro è tribuna stampa con altezza visuale 20 e zoom 0. Inizio io da centrocampo col calcio d'inizio, si va e ce la metterò tutta, anche se la squadra che ho contro è veramente, veramente di una forza impressionante. Xavi in mezzo al campo, in attacco puntano su Cruyff, schierato per l'occasione accanto a Eusebio. Guadagnano metri. No, ragazzi! Ha saltato l'avversario. Mamma mia! No, ragazzi! Pallone ancora in gioco. La blocca. Mamma il mia. E poi tira un sospiro di sollievo. Attenzione a De Bruyne. Tiro! E che cavolo, ragazzi, una bomba così l'ha presa il portiere. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Posizione interessante. Possono passare in vantaggio. No. Ma no, ragazzi, ma qua me l'ha fatta proprio sotto il naso. L'assenza del portiere e l'ha messa dentro. E se avesse ragione Christian, che diceva che mi sarei preso almeno 5 gol contro. Non può essere. Dai, siamo solo all'inizio, uno sbaglio ci sta, cerchiamo di recuperare. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Occhio all'accelerazione. Ma no, ma ragazzi, c'ero quasi, ero già tutto preso. Vabbè, dai, andiamo. Palla fra i piedi di Gullit, Ronaldinho. È certo che quando arrivano qui davanti... Ma hanno anche Cruyff, ma cavolo, ragazzi, ma che draft hanno costruito questi qua? Che draft hanno costruito? Il pubblico lo invita a calciare in porta. Ah! Basta con questi angoli, basta! Ok. Ma... imbranato! Risolve problemi con un grande intervento. Ok, finalmente sono riuscito a uscire da questa mischia. Tentativo di chiusura. Ma no, la riprendono loro. Cavolo, ma sono veramente. Se ne va via la grande. No, ok, Occasione. Grande, ciò che sta. Respinta, ma il pallone è ancora lì. Ancora, usciamo da questa mischia. Cerchiamo di avanzare, almeno superare la metà campo. Vai! Ok, vediamo. Carvaio o Carvalho? Ci siamo? Palla per Kraus. Ah, la parata, Ramsdale. Grande parata. Proviamo a segnare da calcio d'angolo, ragazzi. Così, così. Vai. Vabbè. No. Mamma mia, ragazzi. Ma è veramente impossibile. Ti girano intorno. Come si fa? Il peggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Due ne ho già presi. Mato. Per andare. Che cacchio! Adesso 3 gol di vantaggio. Sì, vabbè. È tutto solo? Buono il pallone recuperato. Sì, anche il rigore, va bene, dai, anche il rigore. E siamo solo al 36esimo, ho già presi 3. Beh. Devo quasi dar ragione a Christian. Allora, vado di là. E niente, però ho girata, l'ho girata. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Ma dai, ma guarda, ma io vado lì tranquillo, mi vengono addosso. Ecco, questo era fallo. Calcio di punizione. Sugge la marcatura. Può essere il pallone giusto. 5 li ha presi. 5 li ho presi. Vabbè, 5. Sembra quasi che dovevo farlo per Christian. In fondo al sacco. 5-0, una lezione. Beh, adesso sarete curiosi di sapere quanti ne prendo alla fine. Allora guardate il video fino alla fine e vediamo quanti ne prendo. Finisce il primo tempo. Il primo tempo con le squadre che tornano negli spogliatoi. Le squadre tornano negli spogliatoi sul 5-0 contro di me. Primo pallone della ripresa. Pallone gestito da Cruyff.
può segnare. Mamma mia, salvata sulla linea. Conclusione che non crea problemi a cosa sa. Vabbè, dai, almeno nel secondo tempo non ne ho più presi. Già ho migliorato lo stile di gioco. Allora, facciamo un po' di cambi, vediamo se il gioco migliora o rimane sempre uguale. Zuqui lo togliamo e ci mettiamo Pellegrini. Tagliafico lo togliamo, ci mettiamo James. Togliamo Carvaio e ci mettiamo Nkunku e Tella al posto di Royal. Ancora Dybala al posto di Crouch, il tanto discusso Crouch. Vediamo così la squadra come si comporta con questi cambi. Occhio a De Bruyne. Tira De Bruyne, viene murato, calcio d'angolo, siamo 5-0 come sempre. Giocata d'applausi. Palla interessante in profondità. Porca cazzozza, ragazzi, che roba. Gara che sta per finire. È impressionante. C'è una distanza insormontabile. Finisce, una figuraccia tremenda. Ha avuto ragione Christian, mi sono preso più di 5 gol. 6-0 su questa draft online. Può davvero essere soddisfatto della sua partita.